Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura un incidente mortale nel siracusano avvenuto sulla strada che collega Rosolini a Noto. In uno scontro frontale tra un'auto e una motocicletta a perdere la vita è stato il conducente del mezzo a due ruote, un trentenne di Vittoria. In gravissime condizioni anche la ragazza che si trovava in sella con la vittima, portata in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sul luogo dell'incidente i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. È stata accolta la richiesta di risarcimento nei confronti di Bruno Contrada, l'ex agente segreto e funzionario di polizia, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e poi assolto dalle accuse. Il legale di Contrada, Stefano Giordano, ha annunciato che la prima sezione della Corte d'Appello di Palermo ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata dal suo cliente, dopo che la decisione precedentemente presa dalla seconda sezione era stata ribaltata e annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione. Tuttavia l'indennizzo assegnato è stato limitato a 285.000 euro, nonostante la difesa chiedesse 3 milioni. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha deciso di porre fine all'interdizione che impediva a Totò Cuffaro di candidarsi a qualsiasi carica pubblica. La notizia è stata accolta con entusiasmo dall'ex presidente della Regione Siciliana, che ha dichiarato la sua fiducia nella giustizia e si è detto grato per la decisione presa. L'interdizione era stata emessa in seguito alla condanna di Cuffaro per concorso esterno in associazione mafiosa, reato per cui ha scontato una pena di 6 anni di reclusione. E chiudiamo con il meteo. Una zona di alta pressione copre al momento l'intera Sicilia, portando tempo stabile e soleggiato ovunque. Sul litorale tirrenico ci saranno nuvole sparse che si alterneranno a momenti di schiarite durante l'intera giornata. Sul litorale ionico il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con una maggiore variabilità nelle ore centrali del giorno. Sulle zone costiere meridionali e nell'entroterra il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Le temperature sono in lieve rialzo. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.